in compagnia di Marina Coraziani, che si dedica allo studio dell'arte attraverso quello che è l'elaborazione delle pietre, dei materiali preziosi e semipreziosi e dei gioielli. Grazie innanzitutto alla padrona di casa questa sera per il suo invito e a te per la tua splendida accoglienza. Grazie. Sì, sono qui con le mie creazioni ispirate innanzitutto al Mediterraneo multiculturale. Ci tengo perché io sono una pugliese e quindi porto con me i colori, i sapori e quasi anche i profumi del sud, e sono sempre tinte molto forti, molto calde, però unite poi appunto a retaggi del passato, a objet trouvé, a materiali semipreziosi che negli anni ho elaborato in una tecnica particolare, e quindi rendendo dei pezzi molto inusuali, di atmosfere così antiche, però rivisitati in chiave moderna. Marina, anche tu hai deciso di aderire questa sera ad una cena di gala che non si esaurisce con la cena, è un qualcosa di più. Liberi TV infatti è molto attenta ai temi legati al sociale e alla cultura, e questa sera molti degli oggetti che vediamo qui, delle opere d'arte, verranno appunto messe in palio durante una rifa e il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Allora, tu perché hai deciso di sposare questa iniziativa? Tu sai che oggi noi daremo risalto ad una scuola per i bambini del Senegal, 600 ragazzi, daremo risalto anche ad un centro che si occupa di malattie rare. Ecco, tu perché hai deciso di aderire? Beh, perché nello spirito di un artista c'è sempre, forse io credo, una maggiore sensibilità, per cui ho pensato immediatamente di aderire a questa proposta, a questo progetto, creando un collier esclusivo in coralli, camei antichi, che questa sera verrà appunto donato e messo poi in palio per questa riffa, per cui ho accolto ben volentieri questo invito poi in questo posto stupendo. Esatto, siamo anche qui per farci in qualche modo gli auguri natalizi. Non a caso molte delle ospiti hanno scelto il rosso, la sottoscritta compresa. E ti volevo chiedere, allora, dal punto di vista del gioiello semiprezioso, ma non lo vorrei neanche chiamare gioiello perché le tue sono vere e proprie opere d'arte, ecco, che cosa ti sentiresti di consigliare? Noi ci rivolgiamo spesso molto ai consumatori, cosa ti sentiresti di consigliare per Natale come oggetto da regalare? Beh, una creazione esclusiva, qualcosa che non si possa trovare in un altro posto, che testimoni l'eccellenza del Made in Italy soprattutto, che sia anche un oggetto piccolo come una stella, un riccio, una goccia, però fatta a mano, è fatta veramente a mano da un'artista artigiana, che non devo essere per forza io, ma anche altre persone, quindi dare la precedenza a tutto ciò che rappresenta veramente l'eccellenza del Made in Italy, che ha bisogno in questo momento di avere una spinta maggiore. Bravissima, noi ci uniamo a Marina in questo invito ai nostri utenti e continuiamo il nostro giro di conoscenze qui a Palazzo Brancaccio.